Il master Made in Italy di fatto è un master che ha centrato subito le nostre capacità italiane di farci conoscere nel mondo, sia per quanto riguarda la moda e gli accessori moda, sia per quanto riguarda il design, sia per quanto riguarda l'alimentazione. Quindi il master lavora su questi tre campi e forma gli studenti in ambito di comunicazione, marketing e management sulla moda, sull'alimentazione e sul design. Gli studenti e le studentesse che abbiamo incontrato con Donata Sartorio, professionista di lunga data con cui ho avuto anche l'onore di lavorare a lungo, quest'anno si sono dimostrati particolarmente curiosi e speriamo di aver offerto loro una vasta gamma di incontri ma anche di informazioni con personaggi importanti del settore ma che sono anche tuttora professionisti del settore che lavorano nella moda, da fotografi a registi di sfilate, a giornalisti e a figure nuove o relativamente, come dire, recenti, come possono essere gli influencer. Questi mesi di master mi stanno indirizzando verso un interesse alla protezione e alla valorizzazione della filiera produttiva, che quella in Italia, soprattutto nell'ambito della moda, è potenzialmente intatta, quindi un capo può essere realizzato in Italia da testa a piedi. Diciamo che il marketing è sempre stato di mio interesse, appunto visto che fashion marketing è stata la laurea della mia triennale, e appunto attraverso questo master penso di aver sviluppato ancora di più queste qualità, le mie conoscenze soprattutto. Volete rimanere anonimi? Va benissimo. Fashion, furniture and food. Un master quindi che parla di tendenze, di analisi di prodotto, di mercati, di campagne di comunicazione e anche di storia della moda. Il master è cambiato molto in questi 20 anni, è cresciuto, siamo cresciuti noi. È cambiato perché cambia il mondo del lavoro necessariamente, quindi noi ci adeguiamo, perché una delle caratteristiche del corso è quello di avere uno sguardo attento al mondo che cambia. Beh, quest'anno la classe è molto interessante, devo dire, ha davvero partecipato con grande interesse, anche perché forse io porto sempre tantissimi materiali da vedere e da toccare, quindi ovviamente il coinvolgimento è proprio anche fisico in qualche modo. A me piace personalmente seguirli anche nel post-master, li seguo nelle carriere che fanno nelle aziende, ho visto ragazzi che poi hanno trovato lavoro e si sono affermati in aziende anche di alto profilo come Zegna, Fornasetti, Max Mara. Buon pomeriggio, io sono Giorgio e oggi ci troviamo nel cuore di Milano, nella zona di San Babila, e questo è lo store di Fornasetti. I ragazzi oggi si trovano qui, al termine della visita riceveranno un brief per un progetto che andrà realizzato e consegnato poi l'8 di aprile. Il focus del progetto è proprio riguardante la percezione di Fornasetti in altre countries che non sono il suolo italiano. Anch'io sono stato uno studente del master che loro stanno frequentando. Il master mi ha consentito di toccare con mano quella che è la realtà del lavoro, che spesso non ti insegnano. Per me questo corso mi ha permesso di lavorare. Ecco, mi ha permesso di lavorare, mi ha permesso di andare nel mondo del lavoro, ma non di avere un posto di lavoro, di formarmi mentalmente per quello che era il lavoro. Imparerete col tempo che questo lavoro, cioè il lavoro della moda, delle aziende, è tutto un lavoro di network. Fondamentalmente è un lavoro di conoscenze. Facciamo conoscenze, facciamo altre conoscenze, andiamo agli eventi. Ricordatevi sempre, questa è la cosa più importante,
contatti? Il mio consiglio personale è quello proprio di non aspettate tanto che magari sia l'università a trovarvi lo stage più figo, ma se voi avete proprio un'idea di azienda dove vi piacerebbe andare, sicuramente confrontatevi col master per capire se ci sono già delle possibilità, se no appunto ingegnatevi voi a capire come appunto entrare in quell'azienda. E poi è arrivato Buccellati. Il gioiello non ha la stagionalità che c'ha la moda, quindi le dinamiche sono un po' più lente, perché è proprio quello che si richiede. Il gioiello non c'ha quella frenesia, ci sono delle collezioni iconiche e sono quelle rappresentative che restano. E poi nel nostro caso abbiamo tutto l'Eye Jewelry, che è quello che un po' rappresenta il brand anche all'interno del portfolio brand Richemont. Da inizio anno poi sono diventata responsabile dell'ufficio tecnico e spero di continuare su quella via, perché il mondo del ricamo è un mondo ancora meglio del tessile, perché da lì il disegno da un bozzetto viene poi realizzato a computer, poi il CAD viene inserito punto per punto e poi si va giù in macchina al piano di sotto e ci sono dei ricami bellissimi che poi si vedono in sfilata, in passerella, agli eventi, nei film, ed è molto soddisfacente. Anche quest'anno ho portato gli studenti da Raffaella Grasso, che ha spiegato in modo molto preciso e con tutta la passione di cui è capace quali sono le diverse tecniche decorative, quali sono i materiali. La visita con gli studenti al laboratorio fa sempre scattare un innamoramento. Sono loro che sanno lavorare viene lì abbastanza facilmente. Che sono da stampante, che in realtà potremmo far fare queste mega foto. Noi non utilizziamo macchine neanche per i disegni, perché tendenzialmente sulle nostre lavorazioni anche il mezzo millimetro è importante. L'utilizzo di alcuni tipi di paillette, che sono quelle italiane o francesi, che sono le più belle, ti danno la possibilità di avere questa morbidezza e leggerezza, perché le paillette straniere sono normalmente più spesse e molto opache, cioè non hanno questa brillantezza. Non c'è il rischio che tu li richiami tutti? Perché immagino che si richiama molto brevemente, però sembra molto... Grazie! A un certo punto, siccome i più importanti giornalisti, i direttori di giornali vengono messi in fondo, cioè da avere tutta la prospettiva, a un certo punto poi tutto è cambiato. Hanno capito che i più importanti sono chi fa video, chi fa le foto. E quindi in fondo, dritto alla passata, ci sono video e fotografi. Prima c'erano i fotografi intorno alla passerella, nella Fiera di Milano avevano addirittura fatto delle buche accanto alla passerella, buche sì. Prima profonde un metro, poi un metro e mezzo. Nelle sfilate la luce è fondamentale, non tanto per la visione dei vestiti, ma anche perché le foto e i video devono venire bene, per cui deve essere perfetta, perché non puoi dire la rifaccio, cioè buona la prima e quella deve essere la luce giusta. Per cui spesso, non so, vogliono la luce soffusa, mi ricordo che tante volte mi hanno chiesto la luce alla Barry Lyndon con le candele, ma non puoi, a meno che appunto sei Gio Galliano, che ti pigli il rischio di fare delle sfilate che poi non rimane la parte fotografica e video, perché è un evento di 10 minuti che poi va continuato nei mesi attraverso foto e video, per cui la luce è fondamentale di una sfilata. Mandano a fotografare i Versace, io da solo, come così, no, con sta macchina così, e mi ero sognato che volevo fargli fare questo gesto, perché mi metteva molta soggezione. Io, tenete conto che qua io ho 20 e 8 anni,
mi metteva molta suggestione, perché loro stavano cominciando, certo, a essere tanta roba. Caspita, vado lì e naturalmente lì me la faccio addosso, cioè non sono capace di chiedergli di fare questo. E spinto dai mediocri risultati delle foto che fatte prima, cioè lui che fa cucù dietro una statua, non so, delle cose atroci, a un certo punto ho preso l'aspirazione e ho detto: signor Messaggio, vorrei, non so, mi è venuta un'idea, vorrei fare una foto in cui lei fa il segno di vittoria e di Versace. Certo. Quello non gli sembrava vero, capito? Infatti lui, vedi com'è preso benissimo, convintissimo, molto serio, convintissimo, cioè lui è bravo, completamente bravo. Allora, la cosa più bella della Fashion Week è incontrarsi con i miei compagni e le mie compagne in questi eventi privati, che cosa che da soli magari ovviamente non saremmo riusciti a fare, quindi è stato molto bello riuscire a entrare proprio nel mondo della moda e quindi magari anche essere in prima fila di una sfilata, sentirsi, diciamo, importanti. Della Fashion Week mi ha interessato sicuramente gli eventi a cui siamo stati invitati. È sempre molto divertente andare agli eventi, vedere la gente quanto si interessa al prodotto, che prodotti vanno di più, che prodotti vanno di meno, parlare anche con gente che non conoscevo, fare nuove amicizie. Candela rappresenta una delle figure delle più importanti della realtà di moda oggi in Italia e anche all'estero. È diventata una delle influencer più importanti e anche in qualche modo più strette a quel loro pubblico di riferimento, proprio nel sapere alternare quella che è la sua vita quotidiana e quella che è anche una nuova forma di comunicazione di moda, rappresentata per l'appunto dalla vita rappresentata sui social, come per esempio Instagram. Io creo contenuti sia per i miei profili che do una sorta di consulenza creativa a dei brand che vogliono posizionarsi o cambiare immagini. Allora, questo è il budget che tu hai a disposizione. E io dico: perfetto, allora, lui è il fotografo, lui fa i capelli, lui fa questo, ordiniamo da qua, così risparmiamo, andiamo di qua, qual è lo studio? Cioè, tutto quello che viene fuori, che ho comunicato io o che comunicheranno gli altri, sono tutte cose alle quali ci abbiamo pensato noi. Guardandomi indietro, anni fa mi è venuta l'idea di andare a vedere com'è il made in altri paesi. E quindi ogni anno il master esce dalle mura dell'università e trascorre un certo periodo di tempo in study tour, dove? A Londra, a Tokyo, a New York, a Parigi, anche a Dubai. Salutate! Perché New York? Perché New York rappresenta la città dove meglio si possono identificare le nuove tendenze da un punto di vista di retail fisico. Uptown, Quinta Strada, Madison Avenue, in che modo i marchi si rappresentano da un punto di vista fisico in quel contesto. E poi velocemente la comparazione su tutto quanto accade downtown, al Village, al Soho, al Meatpacking District. Tutti i quartieri che stanno velocemente identificando una nuova versione del retail fisico e soprattutto un'opportunità per i ragazzi di cogliere, toccare con mano queste differenze. Una cosa in particolare che mi ha colpito è stato un giorno in cui siamo andati con i nostri prof ad Harlem ad assistere a una cerimonia religiosa locale. È stata una delle cose che mi ha colpito di più. Mi sono piaciute tutte le attività che il master ci ha proposto, specialmente i primi due giorni a lezione al FIT. È stato molto molto emozionante andare al MoMA e visitare il museo, vedere delle opere che avevamo studiato sui libri di scuola e averle di fronte era veramente assurdo, fantastico, molto emozionante.
Come abbiamo deciso di festeggiare il ventennale, un master della moda doveva organizzare una sfilata di moda. Abbiamo pensato di fare in modo che le nostre masterine e i nostri masterini possano produrre un outfit per questa sfilata. Non sono sole in questo, ci saranno le vestieriste, ci sarà il trucco e il parrucco e poi ci sarà Max Mara, importante azienda italiana del Made in Italy, che dà un aiuto in termine proprio concreto, prestando i suoi capispalle, i suoi cappotti iconici. Mamma, dobbiamo andare a cercare in tua madre i vestiti quando eri giovane. Non ho mica più niente, non mi è rimasto niente. Le ragazze e i ragazzi del Master hanno avuto, secondo me, la grandissima fortuna di visitare l'archivio a Reggio Emilia, l'archivio di Max Mara, archivio dell'azienda coordinato da più di 50 anni da Laura Lusuardi, un archivio che non soltanto colleziona i capi Max Mara, Sportmax di tutte le loro linee, ma anche una parte, diciamo, vintage, con dei pezzi storici di Chanel, Yves Saint Laurent, eccetera, eccetera, eccetera. Il cammello e il cappotto sono due punti per la Max Mara fondamentali, nel senso che esistono da quando è partita questa cosa, che è negli anni 50, ed è oggi veramente fatta di tanti pezzi, tutti molto coordinati, coerenti. La di Max Mara secondo me è una grande opportunità per vedere come si organizza un evento. La sfilata mi piace molto, è bello mettersi alla prova anche in ambiti che non ci competono, quindi lo trovo divertente. E abbiamo l'opportunità di poter vivere proprio questa esperienza proprio noi come studenti, e sentirci un po' delle modelle. In realtà sono molto divertita dall'idea di mettermi in gioco in una situazione di questo tipo. E non vedo l'ora, sinceramente, speriamo di farlo bene. Se penso a quelle scale ogni tanto mi viene un po' il brivido. Praticamente la cosa importante è che voi, perché siete a vista, quindi è inutile fare sconfiscio che brutto. Hanno fatto uno styling come l'avrebbero portato loro. Ognuno personalizzato. Brava, esatto. Ognuno ha personalizzato. È così. E adesso stiamo guardando poi. È un progetto molto originale. Sì, sì, perché è la prima volta che lo facciamo anche noi. E per me è una soddisfazione, perché per tirare fuori 35 cappotti Max Mara storici, poi vederli su queste giovani generazioni, come si vestono loro, come lo portano.
interessante secondo me. Vedere 35 giovani con i nostri cappotti, ma portati in maniera reale, non è una sfilata. E diciamo che ci sono anche molti ragazzi che ci stanno benissimo, quindi. Sì, no, ma non è una sfilata, è vedere, sì, dei giovani che si interpretano la loro visione di interpretare un cappotto. Mia conoscenza, una sfilata all'interno dell'università, organizzata dall'università, non da un brand, ma da una griff, ma dall'università stessa, non si è mai fatta, e quindi ringrazio per l'opportunità data e un invito a brindare insieme a noi il ventennale del Made in Italy. Grazie. Grazie a tutti.